Netta vittoria del Città di Nicosia nella penultima giornata del campionato di calcio a 5 di Serie D. I ragazzi di Mister Capuano vincono per 12-1 contro il Villahermosa. Fin dalle prime fasi di gioco, il Città di Nicosia dimostra la sua superiorità e chiude il primo tempo in vantaggio per 4-0. Nel secondo tempo i biancorossi dilagano e segnano altre 8 reti, subendone solo una. Per il Città di Nicosia sono andati a segno il capitano Pentecoste, che ha siglato una tripletta. Con due reti attesa sono andati a segno Messina, Pirrello e Sciortino. Hanno segnato un gol Raggiusa, Rizzo e Tamburello. Con questa vittoria il Città di Nicosia sale a 31 punti e mantiene il terzo posto ad una lunghezza dallo Sporting Soccer Club e a 3 punti dalla capolista Città di Joppolo. Sabato prossimo il Città di Nicosia chiuderà la regular season in casa contro la Olimpica di San Cataldo. Sarà quasi un'impresa impossibile raggiungere la testa della classifica. Il Città di Joppolo affronterà in casa il Villahermosa. Turno casalingo anche per lo Sporting Soccer, che affronterà la New Vision di Nicosia.